Ciao ragazzi, benvenuti sul canale ND. Il Senato degli Stati Uniti ha finalmente presentato il progetto di legge definitivo che contiene i tanto attesi 65 miliardi di dollari per gli aiuti all'Ucraina e contiene anche il tanto discusso pacchetto di finanziamenti e di leggi che servono per mettere in sicurezza il confine tra gli Stati Uniti e il Messico. Questo progetto di legge, questo cosiddetto bill, molto probabilmente sarà approvato dal Senato statunitense già nei prossimi giorni. Il problema però è che lo speaker del Congresso, Mike Johnson, ha annunciato invece che farà di tutto per affondare l'approvazione di questo pacchetto al Congresso. E intanto questo tira e molla tra i politici statunitensi sta già provocando una grave carenza delle munizioni nell'esercito ucraino, che secondo diversi esperti sta già costando la vita a molti soldati ucraini. E inoltre in questi giorni ha avuto anche un impatto diretto sulla linea del fronte, dove purtroppo ad Avdiivka, in uno dei punti più caldi del fronte, i russi hanno avuto alcuni successi. Oggi vediamo un po' in dettaglio che cosa sta succedendo. In effetti la situazione è abbastanza difficile, però alla fine del video vi vorrei dire anche perché dal mio punto di vista questo pacchetto degli aiuti potrebbe ancora essere approvato, perché non è ancora tutto perso. Ragazzi, continuate a guardare questo video, vi ringrazio in anticipo per i vostri like, per i vostri commenti e per le vostre iscrizioni. Grazie. Dopo tanti mesi di polemiche e di discussioni infuocate tra i repubblicani e i democratici, sembrava che finalmente ci fosse un accordo su questo benedetto pacchetto da 118 miliardi che doveva contenere, tra le altre cose, 65 miliardi per l'Ucraina e 20 miliardi per mettere in sicurezza il confine con il Messico. Ma nonostante finanziamenti consistenti e misure davvero draconiane nella materia dell'immigrazione concesse dai democratici, il Partito Repubblicano e in particolare lo speaker del Congresso Mike Johnson rifiutano ancora di dare il via libera a questo progetto. Ma come fanno notare alcuni tra gli editoriali più prestigiosi degli Stati Uniti, dietro questa ostinazione dei repubblicani c'è l'ombra dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Ecco che cosa ha scritto ad esempio Financial Times. Alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti mancano ancora tanti mesi, ma già adesso Donald Trump sta danneggiando la politica estera statunitense. I repubblicani, con l'imposizione di Trump, stanno bloccando il pacchetto degli aiuti per l'Ucraina. Lo sblocco degli aiuti nell'anno corrente sta diventando sempre meno probabile. E come spiega Jack Welting, la carenza di munizioni ha già provocato un incremento significativo di morti tra le fila dell'esercito ucraino. Non è un segreto per nessuno, infatti, che gli Stati Uniti sono uno degli sponsor principali dell'esercito ucraino. I ritardi nei rifornimenti causati dalla mancata approvazione di questo pacchetto stanno già causando una grave carenza di munizioni nell'esercito ucraino. Si tratta soprattutto di munizioni per l'artiglieria. E questa carenza di munizioni, provocata soprattutto dai ritardi delle forniture statunitensi, non solo sta costando la vita a diversi soldati ucraini, ma ha già permesso ai russi di ottenere alcuni successi tattici nei pressi di Avdiivka.
Infatti, come spiega Deep State, in questi giorni le divisioni russe sono riuscite ad avanzare a nord di Avdiivka. E il problema qua non sono tanto questi 500 metri di paesaggio lunare che i russi sono riusciti a conquistare sacrificando probabilmente migliaia di soldati e decine di carri armati e blindati. Il problema qua è che sono riusciti a avvicinarsi ad appena 1,5 km a questa strada, che in pratica è la principale via di rifornimento per gli ucraini ad Avdiivka. Gli ucraini ad Avdiivka, come in tanti altri settori, riescono ancora a tenere la linea del fronte più o meno stabile grazie soprattutto a un utilizzo massiccio di droni FPV con cui stanno cercando di fatto di sostituire l'artiglieria. Come notano però alcuni esperti, i mezzi, diciamo così, classici, gli armamenti classici, come appunto l'artiglieria, i lanciarazzi e l'aviazione, sono ancora assolutamente necessari e indispensabili. Ma perché Donald Trump, che ha ancora letteralmente in pugno l'intero partito repubblicano, ci tiene così tanto a bloccare questo pacchetto degli aiuti per l'Ucraina? Le ragioni sono principalmente tre e non c'entrano assolutamente niente con gli interessi degli Stati Uniti né con il benessere dei cittadini. La prima ragione è che evidentemente Donald Trump vuole sabotare a tutti i costi la politica estera del suo rivale alle presidenziali Joe Biden. Vuole dimostrare agli elettori statunitensi che la politica estera del Partito Democratico è assolutamente fallimentare. E chiaramente per farlo non baderà né alle vite degli ucraini né alla sicurezza del continente europeo. La seconda ragione per cui non vuole evidentemente concludere questo accordo con i democratici è il fatto che vuole sfruttare al massimo a proprio favore nella campagna elettorale il tema dell'immigrazione clandestina, di questo problema del confine con il Messico. Chiaramente, se questo problema fosse risolto, se questo accordo con i democratici fosse concluso e il problema non esisterebbe più, sarebbe in qualche modo anche una vittoria dei democratici e Donald Trump non potrebbe più cavalcare quest'onda. Infine, la terza ragione è questa: probabilmente Donald Trump sta cercando di aggravare la situazione con l'Ucraina il più possibile, per poi, una volta arrivato alla Casa Bianca, poterlo risolvere e dimostrare ai propri elettori che è riuscito a risolvere con facilità un problema che i democratici si trascinavano da più di 2 anni. Il fatto però è che da qua al 2025, senza l'aiuto militare degli Stati Uniti, la situazione al fronte potrebbe diventare davvero disastrosa. E inoltre, questa futura soluzione della presidenza di Donald Trump potrebbe avere dei contorni abbastanza inquietanti. Ad esempio, come ipotizzano alcuni esperti russi, il regime di Vladimir Putin potrebbe proporre a Donald Trump, in cambio dell'Ucraina, l'impegno di non sostenere più l'Iran. Ma come vi dicevo nell'introduzione, ragazzi, dal mio punto di vista, questo accordo tra i democratici e i repubblicani potrebbe ancora essere raggiunto. Dal mio punto di vista non è ancora tutto perso. Adesso vi spiego il perché. Il fatto è questo: effettivamente la situazione al confine tra gli Stati Uniti e il Messico attualmente è un vero disastro, è un problema reale, un problema che in qualche modo gli elettori statunitensi vogliono che sia risolto
adesso. E questo accordo proposto dal Partito Democratico potrebbe in effetti risolvere questo problema. Ecco come ad esempio descrive questo accordo un senatore repubblicano, tra l'altro un certo James Lankford. È un'occasione unica per chiudere la frontiera e dare alle future amministrazioni uno strumento efficace per fermare il caos e proteggere la nostra nazione. Chiaramente il tema dell'immigrazione clandestina è più caro agli elettori repubblicani, che in questo momento stanno aspettando dal partito una soluzione che i democratici gli stanno offrendo. E rifiutare questa opportunità, descritta tra l'altro da diversi repubblicani come storica, significherebbe deludere il proprio elettorato. Cioè, probabilmente molti membri del Partito Repubblicano, alla vigilia dell'arrivo di questo pacchetto da 118 miliardi al Congresso degli Stati Uniti, si trovano di fronte a un bel dilemma, ovvero accontentare Donald Trump oppure accontentare i propri elettori. Tra poco sapremo che scelta faranno. Intanto questa situazione indica chiaramente che gli Stati Uniti non possono purtroppo più essere considerati come un partner, come un alleato di cui fidarsi ciecamente. E questo non riguarda solo l'Ucraina, solo l'Israele oppure il Taiwan, ma riguarda tutti gli alleati degli Stati Uniti. Qua ragazzi vorrei ricordarvi anche le dichiarazioni di Donald Trump sulla possibilità che gli Stati Uniti possano ritirarsi dal blocco NATO. Ragazzi, scrivete nei commenti che cosa ne pensate, mettete un like se vi è piaciuto il video, vi chiedo di iscrivervi perché adesso l'iscrizione è davvero importantissima da quando sono stati aggiornati gli algoritmi YouTube. Adesso sapete che potete anche sostenere il canale economicamente con il super like. Vi ringrazio per la vostra attenzione, ragazzi, vi ringrazio per il vostro sostegno. Alla prossima, ciao!